Signore, in questa serata vogliamo benedire il tuo nome perché ci dai anche questa bella opportunità nella completa fratellanza, Signore, nel vederci, nel condividere porzioni di questi insegnamenti che vogliamo farli nostri, meditare in essi, Signore, affinché possiamo apprendere sempre di più ancora i tempi e discernere i tempi. Te ne siamo grati perché tu benedirai ogni fratello e ogni sorella qui presente, anche per gli oratori. Signore, grazie anche per Alessandro, la sua disponibilità, Signore, il suo impegno nel portare avanti anche quest'opera. Te ne siamo grati perché tu sei l'Iddio fedele e ci dai intelligenza, ci dai conoscenza affinché possiamo camminare fedelmente nelle tue vie. Te ne siamo grati per ogni partecipante, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen, grazie pastore. Allora, vi condivido un attimo lo schermo giusto per renderci conto di chi siamo, dove siamo. No, allora, siamo alla seconda lezione di questo corso che si intitola Discernere i tempi, Focus Apocalisse, che abbiamo strutturato e pensato qualche mese fa, quando la situazione era ancora molto più critica. Allora, se c'è qualcuno che può disattivare il suo audio è meglio, così io riesco a gestire gli altri aspetti della serata. Allora, questa sera, la seconda lezione, vedremo questa lezione: i tratti dell'anticristo, figure storiche ritenute possibili anticristi. Allora, questo titolo è molto particolare. L'altra volta abbiamo visto con Marco Distort una serie di processi anche riguardanti la comunicazione, o come piano piano, diciamo, alcune teorie diventano poi verità manipolate dalle strategie del nemico. Quindi potete rivedere questa lezione che abbiamo registrato lo scorso lunedì. Era una lezione che riguardava la psicologia della comunicazione, anche un po' di sociologia, e poi ovviamente c'erano delle citazioni bibliche. Questa sera la nostra lezione sarà un po' più teologica, se vogliamo, storico-teologica, perché Walter Binni ha studiato con gli ebrei a Venezia, le sue origini sono ebraiche, quindi parla e legge in modo fluente l'ebraico biblico, quindi ha una rivelazione anche molto particolare per quanto riguarda la parte dell'insegnamento. È anche uno storico del cristianesimo primitivo, ha studiato all'Università Pontificia. Insomma, sono diversi anni, ma proprio diversi anni, diversi decenni che approfondisce le scritture, sia da un punto di vista teologico che da un punto di vista storico. Ecco. Quindi quella di questa sera sarà una lezione un po' diversa. Vedremo come nella storia ci sono stati dei periodi in cui i cristiani sono stati destabilizzati, no? Da alcuni eventi, da alcuni personaggi che hanno messo sottosopra l'ambiente cristiano e la società stessa. E quindi si sono sviluppate anche delle dinamiche molto particolari. Quindi stasera faremo un excursus di queste figure storiche e ci porremo anche delle domande, visto che stiamo vivendo dei tempi particolari anche noi. L'ultima cosa è presente il professore. Questo corso ci è stato suggerito da una sorella, la quale diceva qualche decennio fa, quando è uscito il codice fiscale a barre, i fratelli ricordo che avevano tutti molta paura e nessuno voleva fare questo codice fiscale perché si pensava che nel codice a barre ci fosse appunto il codice del 666, eccetera. Quindi c'è stato un momento anche lì di paura, di perplessità. In realtà poi non sono successe tante cose, però
appunto questi studi servono anche a darci una rivelazione ed insegnare a noi di discernere i tempi, imparare a discernere i tempi. Ecco, detto questo, stasera faremo un bel viaggio. C'è ancora qualcuno che ha il microfono attivato? Se può staccarlo, per favore. Io ne li posso staccare, però mi date una mano se lo fate anche voi. E quindi vediamo se Walter Bini, eccolo qua, ti ho visto. Walter, noi abbiamo il quaderno degli appunti pronto. Ricordati che stiamo cominciando adesso, quindi sai come fanno i professori universitari, no? Che danno tante cose già per assimilate. Quindi grazie, grazie di essere qua stasera e a te la parola. Grazie a voi per rendere l'incontro, la lezione, non so come definirla, lezione, conferenza, dibattito, dialogo, molto serena e meno stressata per gli appunti. Ti faccio una domanda. Io ti ho mandato il PDF dell'articolo in rivista biblica. Ce Sì, me l'hai mandato. l'hai quindi? Sì, ce l'ho, devo solo trovarlo, ma ce l'ho. Perché guardavo, visto che sono 40 pagine su 462, se gli astanti mi fanno sì, no, no, mi promettono di non farlo girare, comunque siamo sotto il limite del 15% del copyright, credo che sarà piacevolmente, diciamo, un gadget che puoi dare ai corsisti, glielo puoi mandare, così eviteranno di prendere appunti, oppure prenderanno appunti su quello che dico, ecco, insomma, avranno il Esatto. testo e penso che saranno contenti perché dirò delle cose molto pesanti e lì ci sono citati fior fiori di autori dal 1400 fino al 1800, quindi la colpa non è mia, ma è dei defunti autori, quindi penso che saranno contenti, insomma. Allora, grazie Walter. Allora, da un punto di vista tecnico è molto semplice. Io caricherò questo saggio del professor Bini sul sito, quindi entrando nella vostra area riservata su questo sito, su questo corso, poi lo scaricate dai media. Quindi potete andare a prenderlo e scaricarlo. Grazie, Walter. No, perché guardavo, insomma, visto che dobbiamo stare nella legge, no? Visto che le pagine sono più di quasi 500 pagine, questo è un saggio di 40-45 pagine, siamo abbondantemente sotto il 15%, insomma, ecco, volevo dire. Poi è un testo del 2005. L'eziologia di questo testo nasce dal fatto che il compianto Rinaldo Fabris, visto che io comunque di lavoro non faccio lo storico, ma faccio il teologo, perché sono dottore in teologia, e insegno, vabbè, anche alla SCEPA, però ho insegnato per anni alla Pontificia, sia alla Resina Apostolorum, sia allo studio teologico interdiocesano di Bologna, che allora si chiamava STAB, e nella sezione domenicana. Un grande teologo, un grande storico, il compianto Rinaldo Fabris, mi disse: ascolta, visto che tu abiti vicino alla terza biblioteca, forse la prima biblioteca biblica d'Italia, la più grande, fu una delle più grandi del mondo, perché non mi fai una ricerca sul 666 in tutte le interpretazioni in volgare, in lingua italiana, ovviamente dalla fine del 400 fino all'800? Quindi io per scrivere quella robina lì ci ho messo circa 12 anni, perché i testi li ho dovuti prendere in mano e non era facile avere delle quattrocentine, delle cinquecentine. Poi essendo dei co colleghi, perché anch'io lavoro in una biblioteca, chiaramente, come sono responsabile, chiaramente queste cose si possono fare, però non è di accesso libero a tutti, ecco. Però le citazioni, quelle sono precise, ovviamente, no? Ebbe un certo successo, diciamo, anche questa ricerca, perché l'hanno fatta in pochi. Allora, partiamo con i fuochi d'artificio, no? Così siamo tutti contenti. Allora, al di là della tematica dell'Anticristo, di cui voi ben sapete, il libro degli Apocalisse non parla, l'Apocalisse non parla dell'Anticristo, eh? Questo penso che sia abbastanza chiaro. E al di là appunto delle varie applicazioni che vedremo, quasi, molte le conoscerete anche voi, altre magari no, sono anche un po' carine, simpatiche,
La cosa che a me interessa invece è partire con alcuni fuochi d'artificio che renderanno interessante la serata. Per esempio, non so se sapete una leggenda metropolitana sui protestanti, no? I protestanti sarebbero quelli che danno la Bibbia a tutti, ma non fanno i commenti. Io ricordo quando ero giovane, tanti anni fa, i preti dicevano, spero di non offendere nessuno, dicevano, vuoi sapere quando una Bibbia è protestante e quell'altra è cattolica? E io, perché non ci sono le note. Ora, questa è una leggenda metropolitana, perché la 21ª edizione, avrete tutto nel PDF, della Bibbia del Diodati era solo note. Cioè, se c'era qualcuno che commentava la Bibbia era Diodati, che non era l'ultimo, diciamo, l'ultimo personaggio, visto che era professore di greco, conosceva il greco e l'ebraico perfettamente, di nazionalità lucchese troverete, perché troverete un italiano ovviamente del 600, del 700, io ho fatto le citazioni alla lettera, E quindi abbiamo la fortuna di avere una delle primissimi commenti in italiano, in lingua volgare, da un lucchese, quindi parlava perfettamente anche il nostro sacro idioma italico, la Bibbia commentata da Diodati. Quindi quando vi diranno che i protestanti non commentano, dice no, Diodati commentava. E il versetto di Apocalisse 13,8, quello che fa riferimento al 666, Diodati dice, lo troverete, io vi faccio solo un piccolo riassunto, ma è bello come vi parla, come scrive lui, dice, visto che è una cosa molto difficile, è meglio evitare di commentare. Non si sa chi è questo losco personaggio e non ne parla. Non ne parla. Quindi Diodati non è uno che, e parliamo di un gigante, no? Di un gigante. Diodati, pur potendo parlare, pur potendo dire, si astiene, quindi dice, troppi hanno detto bischerate, quindi io mi astengo a dire chi è questo 666. La seconda cosa interessante, sempre quei fuochi d'artificio, prego la regia di mandare quella dove c'è il rosso, no? Quella strisciolina rossa, che poi troverete ovviamente nel testo, ecco. Esatto. La vedete? No, devi metterla in grande. Devi cliccare bella e grande, perché se no si vede niente. Almeno io non vedo, vedo una cosa. Esatto. Vedete che una serie di numeri. Ora vedete P47, poi c'è un Aleph, poi c'è un codice SY e poi c'è Estin P47. Vedete, tutti quei codici lì sono referenze di manoscritti delle copie più antiche ovviamente della Bibbia e nel nostro caso del versetto di Apocalisse 18. Vedete le parti in rosso? Bene. Vi annunzio una grande gioia, cioè in molti manoscritti non si parla di 666, ma si parla di 666 oppure 656 oppure 616. Quindi il 666, mi raccomando, non puoi toglierlo, puoi togliere la cosa, tanto poi la troverete. Quindi nella Bibbia non si parla solo del 666, ma si parla a volte in alcuni codici di 656 e in altri codici di 616. Quindi il 666 non è un dogma di fede. E tutti i testi sono ispirati e canonici. È l'editore che vi stampa le Bibbie che sceglie quale codice prendere, ma se avesse preso un altro codice andava bene lo stesso. Quindi non parliamo mai di 666, ma di 666,
di 616, di 656. Boom. E questa è la seconda cosa. La terza cosa va da sé. Qualunque tipo di applicazione numerica, perché qua si chiama gematria, e nel mondo evangelico la gematria è l'anticamera del satanismo, però vi posso garantire che non è così, la gematria ha delle regole precise. E allora questa gematria, perché di gematria si tratta, è una gematria che serve a indicare, dice Giovanni, il numero di uomo, cioè della parola uomo, anthropos. Chi ha saggezza computi, cioè calcoli, faccia gematria, quindi c'è un invito alla gematria, il numero di 666 o 656 o 616, non lo sapremo mai cosa lui ha scritto davvero, perché abbiamo tre possibilità, tutte e tre vanno bene. Quindi capite che se uno ha in mano 616 può fare un conto, se ne ha 656 ne fa un altro, perché dice di computare, cioè di fare gematria. Altro punto importante. Perché in Occidente e non in Oriente questa questo pruriginoso attaccamento a dover per forza decodificare in Occidente questo 666 o 656 o 616? Perché, trovate nel saggio, tutti i commentatori del 400, del 500, eccetera, citavano un grande padre della Chiesa, cioè Sant'Ireneo, che scrisse un testo molto importante che tutti i cristiani dovrebbero leggere, Adversus Hereses, no? Contro l'eresia. Mentre cita le varie eresie, fa riferimento a questo versetto dicendo che in realtà, sentite il passaggio, anche se è scritto in greco, perché la sigla è in greco, avete visto le tre lettere rosse prima, l'avete visto su un testo greco. In realtà, dice Ireneo, visto che Giovanni era nell'impero romano era un impero che perseguitava i cristiani, e l'Apocalisse è un testo di consolazione per le persecuzioni passate sotto gli antichi romani, che per loro non erano antichi, per Ireneo c'erano ancora i romani, non erano antichi, perché siamo agli inizi del terzo, cioè tra la fine del secondo e il terzo secolo, dice, noi dobbiamo interpretare questo comando come latinità. Quindi anche scritto in greco dovete fare i computi in latino. Chiaro il concetto? E quindi tutti gli autori antichi hanno cominciato a fare il computo nella latinità, cioè l'impero romano, la città di Roma, la città dei sette colli, e nel saggio troverete che le prime attribuzioni, che però poi furono bellamente derise, e non solo da Diodati, anche da altri grandi autori, cattolici e protestanti, hanno cominciato a parlare di Diocleziano, perché il latino, il computo in latino darebbe Diocleziano, e prima ancora, della famosa leggenda del Nerone redivivo. Voi sapete che a Roma ci fu la leggenda che Nerone era risorto da morto, e questo l'hanno creduto per parecchio tempo, e in ambito cristiano chiaramente i cristiani venivano derisi, dice, vedete, voi avete un falegname risorto, noi abbiamo l'imperatore risorto, no? E allora cosa facevano i cristiani? Attribuivano, vedete il termine che uso, a Nerone redivivo il numero del 666 o 616 o 656, vatte la pesca. Quindi i cristiani dalla prima ora vedevano in questo personaggio o Diocleziano o Nerone. E qui tutti i commenti riportano
queste due simpatiche leggende, però storicamente fondate, cioè i cristiani davvero pensavano questo, eh? I cristiani dalla prima ora, potremmo dire, dell'era subapostolica, se proprio vogliamo essere precisi, perché sapere è come se noi dicessimo che Hitler è risorto, capite? Qualche problema ce lo pone. Ecco, dire che Nerone era risorto, che poi anche lì apro una parentesi storica, Nerone è passato alla storia come un criminale perché i suoi biografi ovviamente erano dalla parte opposta, però non è stato più criminale di tanti che invece sono stati criminali tanto e quanto forse peggio di lui. Ecco, questo per onore del vero, perché non vorrei che qualche collega magari tra di voi dicesse ma cosa stai raccontando, Nerone non era proprio il criminale che sembrava. Allora, io che voglio stare dalla parte sempre non dico della verità, ma comunque non della menzogna assoluta, non dico di riabilitare Nerone, ma Nerone non era peggio di Caligola, non era peggio di Claudio, non era peggio di altri personaggi che ai cristiani hanno fatto tanto male, eh? Tanto male. Chiuso la parete. Ma andiamo avanti, perché qui l'interesse aumenta. Essendo nella Latinitas, e io chiedo ad Alessandro di mandare l'altro contributo, quello contro il Papa, in ambito, adesso non dico proprio protestante, perché direi una fesseria, non è direi un anacronismo, però diciamo che in ambito valdese o in ambito magari cataro o diciamo in comunità che erano dissenzienti, ecco, dalla latinità cattolica, non lo vedo a schermo intero, Alessandro, ecco, adesso sì. Vedete, leggiamo questa cosa che è carina. Possiamo computare per terzo errore dei protestanti, ce ne sono altri due dopo, no? L'applicare al Papa il versetto 17 a cagione dei canoni dei concili di Tours e del Laterano sotto Alessandro III, i quali vietano ogni traffico coi valdesi ed albigesi e l'avere alcun commercio con esso loro vendendo o comprando. Ecco, quindi che cosa significa? Significa che già ai tempi dei valdesi, di Valdo, subito prima delle crociate contro gli albigesi, siamo proprio agli inizi del 1200, ecco, siamo nel periodo del grande scontro con la Pataria. Voi sapete che la Pataria diventa eresia quando spose determinate tesi, in parte anche pauperistiche e in parte antipapali. Però di per sé quel signore lì, Alessandro III, quando ancora non era papa, anzi fu fatto papa proprio per quello, fu lui, quando era vescovo in Toscana, a creare la Pataria, a minacciare fisicamente il clero, puoi togliere Alessandro, il clero lombardo, specialmente il clero della Chiesa Ambrosiana, di atti proprio bandire contro di loro una crociata se non avessero, primo, rinunciato alla simonia, secondo, rinunciato alle donne, terzo, la terza possibilità era o ve ne andate da Milano e dalla Lombardia in esilio, oppure vi accoppiamo. Li andavano a cercare casa per casa e Alessandro III, quando ancora non era papa, anzi fu eletto papa proprio per questo, fu uno dei fondatori della Pataria. Ora, questo movimento è degenerato subito dopo, diciamo che insieme agli albigesi, ai catari, a queste forme, diciamo, dualiste, no? di gnostiche di quel periodo, furono fatte delle crociate anche importanti, nacque qui l'ordine in questi anni, l'ordine dei predicatori, no? I domenicani, con San Domenico di Guzman. Ci furono martiri da ambo le parti, però come vedete subito dicevano che gli albigesi, i valdesi, dicevano che il Papa regnante, avendo appunto fatto quei concili a Tours, eccetera, eccetera, impediva il comprare e il vendere, quindi lui sicuramente era il 666 o 656, 616. Sempre per questo discorso della latinità, cioè comunque
per questo discorso di Sant'Ireneo, il soggetto doveva essere un latino o della Chiesa latina. Quindi immaginate, dopo lo scisma d'Occidente, perché fu l'Occidente andarsene dall'ortodossia, non sono stati gli ortodossi ad andarsene, gli ortodossi sono rimasti ortodossi, sono quegli altri che se ne sono andati, con il placet anche di Sant'Ireneo, mille anni prima, 800 anni prima, scusate, dicevano, bene, il problema del 666 è un problema latino, non è un problema greco, non è un problema bizantino. Oltretutto, con la quarta crociata, sapete come è andata a finire, sapete la presa con Innocenzo III, il massacro a Costantinopoli, fatti dai veneziani, quindi dalla Chiesa, e quindi dai latini, quindi dalla Chiesa di Roma, eccetera, eccetera, crociata bandita da Innocenzo III, a maggior ragione vedete chi è l'anticristo e il falso profeta, è Roma, è la città dei sette colli, sono loro. Quindi diciamo che nel mirino c'è entrato la sede di Roma e Romano Pontefice. Ovviamente Diodati non dice questo. Diodati è una persona seria, non è... E l'altro elemento, ecco, importante, è che tutti questi scontri avvengono quando la politica, che all'epoca, grazie a Dio, dico io, era religione, e la religione, dico io, grazie a Dio, era politica, e non c'era il delirio di dividere le due cose perché sono indivisibili, e questo, se volete, ve lo dimostro quando volete, tutte le volte che c'era una forte crisi politica a livello mondiale, per il mondo allora conosciuto, immediatamente c'erano le applicazioni. Si cercava per forza di applicare questo 666, 656 o 616 a personaggi incredibili. Nel Museo degli Orrori, siamo al numero 6, abbiamo alcuni personaggi che vengono citati parecchie volte anche dai cattolici. Io vi ho citato nel testo che avrete moltissimi grandi autori cattolici. Per quanto riguarda non tanto il numero d'uomo e l'uomo e il personaggio, qui addirittura la data del 666, molti influenti autori, tipo il De Lira, De Lira, non De Lira è uno che delira, no? De Lira era un francescano, è stato uno dei più grandi commentatori della scrittura, siamo nel 400, alla fine del 400, parlava apertamente, identificava la figura del 666 come data, non tanto come personaggio, quindi dopo personaggio perché sposa la data della famosa gematria del compito, del computo, era Macumet, che già potrete capire di chi si parla, cioè di Maometto. Maometto e la falsa religione islamica. Lui lo dice chiaramente e influenzerà per almeno un secolo tutte le varie tendenze possibili, immaginabili, di attribuzione. Ecco, il De Lira. Lui diceva ic sapienza, no? Sapientia est. Ecco, qui sta, no? Ecco. E però devo dire che nel mondo evangelico e nel mondo protestante, anche classico, almeno fino al XVII secolo, questa roba su Maometto non fu mai citata. Dobbiamo essere sinceri, io li ho guardati tutti. Apro una parentesi, guardate che la biblioteca Estense a Modena conserva tutte queste copie, è la biblioteca che in assoluto ha le Bibbie in volgare, in assoluto le più antiche del mondo, al di là della Bibbia di Borso d'Este. Pensate, quando ci sono stati i 400 anniversari di Diodati, vennero a Modena a fare qui l'inizio del 2000, insomma, vennero a Modena a fare questo grande convegno, no, su Diodati, e il Duca Alfonso, c'è un trucco, il Duca Alfonso, che ha comprato tutte le Bibbie possibili e immaginabili, addirittura anche in coreano, cioè io ogni tanto incontravo dei giapponesi, dei coreani a Modena a guardare delle Bibbie scritte nella loro lingua, e che Duca Alfonso aveva preso, erano testi cinquecenteschi e seicenteschi. Perché? Perché
la moglie del duca Alfonso d'Este, guardate che era la mamma della regina d'Inghilterra, eh? Voi sapete che ci sono state due cattoliche regine d'Inghilterra importanti. L'ultima, che poi morì in esilio a Parigi, era la figlia di questa signora qua. E questa qua era evangelica. Lei invitava Calvino normalmente, cioè Modena era diventata praticamente il faro della città ricca, città asburgica, perché era sotto ovviamente l'influenza austriaca. Però la moglie del duca Alfonso aveva creato praticamente a corte cenacoli evangelici, loro leggevano la Bibbia in lingua originale, in lingua volgare, tutte le grandi dame, tutta la grande nobiltà modenese si era avvicinata all'Evangelo. E il marito, per far piacere alla moglie, comprava, ha speso delle fortune a comprare tutte le Bibbie in tutte le lingue possibili e immaginabili. Quindi vi potete immaginare, per uno come me, stare al Palazzo Estese a vedere sta roba qua, c'era da impazzire. Quindi sono libri proprio che ho preso in mano, li ho toccati con i guanti, chiaramente, però li ho avuti in mano, quindi avevo la storia tra le mani, quindi è stato un godimento incredibile, sia dal punto di vista spirituale, sia dal punto di vista professionale. E infatti questo lavoro è stato uno dei lavori che ho fatto con grande gioia, proprio perché non vedevo l'ora di spendere le mie 7, 8, 10 ore al giorno per andare a toccare con mano questi testi. E quindi, tra i grandi commentatori che hanno fatto anche delle applicazioni molto interessanti, pensate che alcuni di questi che troverete pensavano che Tamberlano fosse il 666. Cioè, man mano che arrivavano i tartari, loro erano il popolo del 666. C'era una scorribanda saracena, Maometto, come diceva, il delira, no? Era sicuramente lui il 666. Ma credo che il personaggio più simpatico di tutti, uno dei grandissimi commentatori, cattolico, era un monaco benedettino, si chiamava Calmè. Pensate che quest'uomo, dopo aver commentato la scrittura e avendo speso anni e anni per fare il computo di Gematria su 666, trovai un commento ai vampiri. Siamo nel 600. Cioè lui era un grande studioso di queste cose, un uomo di una cultura infinita, fu il primo a trattare il fenomeno del vampirismo, che per noi sembra una cosa leggendaria. Invece lui studiò il fatto che molti fenomeni che noi chiamiamo di vampirismo, no? Cioè di succhiare il sangue dagli esseri umani, eccetera, eccetera, denunciavano una chiara possessione satanica. Bere il sangue dei bambini, delle bambine, suggere, no, questo organo, il sangue poi comunque è un organo. E a distanza di secoli, 400 anni, bisogna arrivare a un grandissimo specialista psichiatra austriaco, agli albori del Novecento, che documentò come malattia psichica, quindi assolutamente vera e non leggendaria, il concetto del vampirismo. Ovviamente lui dal punto di vista scientifico non lo poteva attribuire a Satana, però diceva che c'era, che è una malattia gravissima, rara ma gravissima, e Dominus Calmet, no? Fece questo grande testo. E lui fu uno dei grandi interpreti anche dell'Apocalisse, e fece scuola, perché anche lui, diciamo, si appiattì a quella che io prima ho definito l'ipotesi latina. Anche lui non uscì da questo
da questo schema di Sant'Ireneo. Credo comunque che il più dotto di tutti, decisamente antiprotestante, era Ennodio Papia, siamo nel Settecento. Praticamente lui cerca di riversare contro il mondo protestante tutte le accuse che il mondo protestante faceva ovviamente al papato. Sempre per riferirsi al 666, 656 o 616. In realtà lui diceva che i protestanti fanno parecchi errori, ma l'errore più grave è quello di avere recuperato una eresia antica chiamata chiliasmo, i chiliasti, cioè millenaristi. Apro una parentesi. Chiaro che Papia faceva questo discorso, e no di Papia, non è Papia di Ierapoli, che quello è vissuto 1500 anni prima, 1500, quasi 1600 anni prima, ed era una persona, uno dei padri della Chiesa, potremmo dire, no? Diciamo stare. Sto parlando di Ennodio. È chiaro che c'era questo scontro terrificante tra riforma contro riforma, è successo di tutto e di più. Però bisognava ricordare, lui faceva molta polemica, che la stragrande maggioranza dei padri della Chiesa erano millenaristi. Fu una critica al millenarismo diciamo avanzata nel tardo medioevo a far pendere la bilancia contraria alla dottrina millenarista, che è biblica, come voi ben sapete, e non volarla come eresia. Ci sono voluti dei secoli di, non so come definirlo, forse la motivazione era perché non si voleva dare al popolo speranze terrene materialistiche. Veniva considerato male questo materialismo tipicamente ebraico, veniva considerato così anche una punta di antisemitismo, una bella punta di antisemitismo, e quindi tutto ciò che faceva parte del millenarismo veniva scartato a priori. Avrebbero dovuto scartare tante dottrine di tantissimi padri della Chiesa. Quindi che cosa ci dice Ennodio Papia? Dice, beh, sapete cosa c'è? Voi vi sbaglierete sempre quando fate le applicazioni del 656, 616 o 666, perché la vedete tutta in chiave millenarista. Quindi cosa sta dicendo? Non conta chi sia il 666, viene spostato, quindi l'attenzione dal soggetto e dal comando della gematria fatta a noi da Giovanni 2000 anni fa. Ma quello che conta sono le idee di questo 666, 656 o 616. E le idee sono, noi potremmo dire, di globalismo. Calcolate che queste cose sono state dette nel Settecento dopo un terrificante scontro contro l'umanesimo del 400 e del 500 del Rinascimento. La Chiesa romana si era chiusa molto in sé da un lato dal punto di vista teologico e dall'altra parte a livello di mecenato ha sponsorizzato moltissimi di questi grandi uomini del Rinascimento, dell'umanesimo prima e del Rinascimento dopo. Però di per sé a livello dottrinale questo uomo che recupera l'età classica, l'uomo che è messo al centro, non c'è più Dio ma c'è l'uomo, questo recupero, no, di questo antropocentrismo. Ecco che allora Ennodio Papia dice quello che conta non è chi è, ma cosa rappresenta, no? Questa torre di Babele, questo me. Che non è sbagliato come ragionamento, però lui dà la colpa ai protestanti. E qui è molto interessante perché in varie, e lo troverete scritto perché ho fatto una ricerca alla Maigret, no? Chi ha la mia età sa di cosa parlo, no? In questi belli bei romanzi di Jean Simenon. Ho notato che in tre edizioni diverse lui a un certo punto diciamo sposta l'attenzione dal soggetto al contenuto dell'eresia e definisce questo 666, 615, 656
eresiarca, oppure figliolo della perdizione. Insomma, lo bolla come Gesù ha bollato Giuda e poi lo chiama eresiarca. Quindi in realtà cosa sta dicendo? Che il 666 viene sì dal mondo latino ma dai protestanti, perché lo sono loro gli eresiarchi, i veri eretici, no? Solo che lo dice in una maniera molto fine, che solo un fine biblista, un fine ricercatore può riuscire, mettendo insieme le varie edizioni, no, dei suoi commenti, può riuscire a far emergere questo pensiero quantomeno imbecille, perché non puoi dire una cosa del genere, non la puoi dire, non la puoi, nessuno, solo tu lo stai dicendo, nemmeno i tuoi antenati, i tuoi padri hanno detto una cosa del genere. Ecco, accontentati, ecco, di depolarizzare da Roma e dal soggetto il fatto che tutti quanti invece in ambito protestante vedevano appunto nel papato e nella città di Roma quella latinitas di cui parlava Ireneo, perché la colpa è sempre di Ireneo, no? E i greci giustamente se la ridono, e tutti i bizantini. Quindi, come vedete, nel testo troverete di tutto di più. C'è anche una sezione molto interessante nel lavoro, perché questa, diciamo, questo aspetto del 666, secondo alcuni autori, ebbe una grande fortuna anche nella poesia cristiana, nella poesia classica, e tanti grandi poeti commentatori facevano dell'Apocalisse un commento poetico, quelli che poi sono, in ebraico vengono definiti piutim, no? Queste composizioni poetiche che entravano nel rituale, e qui invece rimangono a margine. Però, in effetti, perché li ho citati? In realtà non lo dico, ma voi lo dico. Perché da Dante Alighieri in poi si è sviluppata, sempre con l'egida del fatto che sono artisti e gli artisti sono intoccabili, intoccabili. Alessandro, lo so che adesso ti devo lasciare la parola un attimo, ma... Vai tranquillo. L'ultima citazione, l'ultima applicazione per poi lanciarti la volata. Vai tranquillo. Timing. In realtà, gli artisti, Dio li benedica, specialmente di quel periodo, quando andavano a, diciamo, a trattare questi temi un po' borderline, usavano... Allora era possibile farlo, a loro, l'esoterismo. Voi capite che in un momento storico come quello che viveva la Chiesa di Roma, quindi nel periodo per esempio dell'Inquisizione, cominciare a tirar fuori dei trattati esoterici diventava quantomeno pericoloso, no? Quantomeno pericoloso. Però se artisti usavano questo sistema, nessuno gli poteva dire niente. Io faccio un esempio che voi conoscerete. Chi può toccare l'esoterismo gnostico genialmente folle del grande William Blake? Chi ha studiato la letteratura inglese sa che questo è stato uno dei più grandi geni del suo tempo, però le sue composizioni, dal Carro di Fuoco, i suoi quadri, eccetera, era un artista tutto tondo, era un uomo che viveva di esoterismo. A me non interessa se citasse la Bibbia o no, a me interessa come grande autore. Pensate alla canzone, no, che fu l'inno nazionale inglese per prima di quella robetta scritta da Beethoven, no? God Save the Queen, che è poi la marcia di Wellington, come voi ben sapete, che ce l'hanno almeno 5-6 lazioni quell'inno lì. E beh, prima c'era Gerusalemme, ma il testo di Gerusalemme è un testo esoterico, come una pace della chiesa scozzese. E allora gli artisti, io ne ho elencati una serie, quando andavano a trattare questo argomento erano dei peperini e facevano e recuperavano molta poesia e molta mistica di matrice esoterica, spacciandola come cristiana. E infatti era cristianesimo esoterico, cioè cristianesimo gnostico, antelitteram, no, antelitteram era niente, post litteram, perché la gnosi era di qualche secolo prima, anzi di un millennio prima. Però ho voluto mettervi anche degli autori, dei poeti con varie citazioni, eccetera, perché
la sensibilità di questi grandi autori, e insomma, diciamo che ci porta a noi delle novità e delle luci un po' particolari che ci fanno comunque piacere. Tra queste interpretazioni e applicazioni storiche, vengo a te Alessandro, una delle più clamorose noi la troviamo proprio qua a Ravenna. La troviamo a Ravenna perché qui abbiamo un misto di liturgia, commento all'apocalittica e storia dell'arte. Voi avete presente, immagino, perché si faceva già dalle scuole medie, poi alle superiori, anche all'università che ha fatto studi di storia dell'arte, voi avete in mente il ciclo musivo apocalittico di San Vitale, dove c'è il Cristo giovane in berbe, no? Che siede sul trono, che ha il famoso rotolo con i sette sigilli, e sulla destra avete l'arcivescovo committente Massimiano, siamo nel 546, nel novembre del 546, e di fianco a lui niente poco di meno che Giustiniano. Giustiniano, che è stato forse il più grande imperatore cristiano, diciamo, della storia. E ecco, questo è il Cristo in berbe, vedete che ha in mano, e qui siamo nell'abside di San Vitale, vedete che ha in mano il sigillo, pone il dito sul secondo sigillo, quindi il committente sta dando un segnale ben preciso. Qui abbiamo un tentativo che grazie a Dio è rimasto come una delle meraviglie del mondo. Abbiamo Giustiniano di fronte all'altro pannello di Teodora, sua moglie, che viene identificata con la prostituta del capitolo 17 dell'Apocalisse, colei che teneva in mano un calice d'oro e aveva un mantello di porpora, sedeva sopra la città dei sette colli, che ovviamente era la nuova Roma, Costantinopoli, la grande città imperiale che aveva ereditato la Latinitas da un lato, però era la città greca, la capitale dell'impero, e Ravenna era la capitale dell'impero d'Occidente. E quindi, visto che Teodora e suo marito non vennero mai a Ravenna, però mandarono queste cartoni, definiti così, e le maestranze siriache che hanno fatto poi su sponsorizzazione di Massimiano e di Giuliano Argentario, almeno così dice il grande cronista Agnellus nel IX secolo, fecero in 11 mesi quelle meraviglie che voi vedete. E lì c'è proprio la descrizione precisa, che poi Alessandro vi dirà, di un'applicazione non latina, non romana, ma non latina, non solo del 666, 656 o 616, ma anche della prostituta della città dei sette colli, dicendo: guardate, non è Roma, Roma non conta più niente, perché all'epoca non contava niente. Papa Vigilio era in carcere al palazzo dell'imperatore a Costantinopoli per eresia, tanto per cambiare, e quindi Ravenna era il faro della cristianità, dell'ortodossia dell'epoca, e questo arcivescovo, che era vissuto per decine di anni come diacono alla corte di Giustiniano, e per conto suo andò in Egitto per sistemare i danni di Teodora, perché questa signora ha fatto ammazzare 150.000 persone, lei era monofisita, lei era la patrona dei monofisiti, i monofisiti ancora oggi la considerano una santa, e visto che il grande caos scoppiò in Egitto, mandarono questo santo uomo di Dio, oltre che grande uomo di Stato, a mettere pace. Però vedendo a corte quello che succedeva e quello che faceva questa ex prostituta, perché lei era di fatto era una domatrice di orsi, che fece innamorare perdutamente Giustiniano, e tant'è che poi quando rimase vedovo, lei morì il 29 giugno del 549, era già colpita dal cancro, Massimiano l'aveva vista soffrire e quindi la può tranquillamente svillaneggiare, indicandola come la Jezabele, insomma, ecco, la nuova Jezabele, indicando quella città come la città sia dell'anticristo e anche quello del falso profeta. Lei poi muore
suo marito non si risposerà mai più, anzi addirittura fece del palazzo imperiale un monastero, divenne un teologo, studiò teologia con i grandi monaci. A rendere la cosa ancora più inquietante è che Giustiniano fu uno dei pochissimi a salvarsi durante la peste, perché all'epoca c'era la peste, una peste terrificante. Forse più grave di quella lì fu la peste nera, la famosa peste nera, che distrusse almeno, dicono le cronache, più o meno, quello per gli storici del Medioevo almeno, dicono che almeno un terzo della popolazione europea, c'è chi dice addirittura la metà, morisse. Però la peste di Giustiniano non fu inferiore a quella, durò parecchi anni. E lui si salvò, prese la peste e si salvò. Quindi divenne una figura anche, un santo vivente, insomma, ecco. E quindi rappresentato lui nell'oro, nello sfarzo, nella gloria, sua moglie in quel modo lì, come colei che sedeva sulla città dell'anticristo, del falso profeta, aveva spostato l'attenzione non dalla romanità, che là c'era la romanità, ma dalla città di Roma, che ormai era una borgata, c'era pochissima gente che abitava Roma, le cronache parlano di poche decine di persone, a Costantinopoli. Ecco. Lascio la volata ad Alessandro. Bene, sì, allora facciamo un attimo di pausa, perché è una lezione, come vi avevo accennato, impegnativa, che 2 ore sicuramente non basterebbero per affrontare questo tema, però niente, potrete rivedere. Facciamo un attimo di pausa, guardate questo video di 1 minuto e 20 secondi insieme a me, così ci rilassiamo un attimo per poi riprendere con la seconda parte. Allora, vediamo se riesco a proiettarvelo. Ok. Cielo, quasi vicino. Sì, avete sentito che era un viaggio che uno dei nostri gruppi aveva fatto, quindi c'era anche questa parte del Mar Morto in cui ci si rilassa lì, seduti, cioè sdraiati nel mare. Allora, niente, speriamo di poter presto tornare a viaggiare, però nel frattempo che aspettiamo Israele, come vi diceva Walter, stiamo organizzando questo tour a Ravenna. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere anche di cosa si tratta. Sì, ecco. Se guardate il nostro sito, leterredellabibbia.org, stiamo organizzando 3 giorni per una visita a Ravenna, quindi la visita a questi mosaici, che sono molto belli, dal 31 maggio al 2 giugno, quindi è una visita, è un tour di 3 giorni, un tour guidato, quindi ci sarà anche Walter con noi, attraverso la storia dell'arte, la storia di questi mosaici, ripercorreremo anche la storia della Chiesa, perché la cosa curiosa è appunto che dalla Chiesa di Antiochia, di Siria, il Vangelo arriva a noi attraverso il commercio, attraverso gli scambi, quindi arriva in Italia, Ravenna. A Ravenna, appunto,
proprio da Antiochia direttamente. Quindi c'è una sorta di Vangelo primitivo che è arrivato lì e che è ancora un bagaglio per tutti quanti noi. Chiaramente poi il cattolicesimo, quanto abbiamo sentito, ha rivendicato tante cose, però in realtà Ravenna, attraverso quei mosaici, è custode di tante verità teologiche molto molto importanti che arrivano direttamente dalla Chiesa primitiva. Quindi vorremmo fare questi 3 giorni, abbiamo già un gruppetto di iscritti in cui è vero ci divertiamo, guardiamo anche queste bellezze che sono patrimonio UNESCO, ma anche studiamo la storia della Chiesa, quindi in qualche modo, come dire, mettiamo radici nella scrittura. Un'altra iniziativa che abbiamo con Walter è questo corso, si chiama Profezia e Apocalittica, che comincia il 19 maggio. E quindi 5 lezioni insieme a Walter, una delle quali dedicata interamente alle domande, dove appunto ripercorriamo un po' la storia della Chiesa e anche la letteratura apocalittica rispetto a quella profetica, ecco, vedendo anche lo sbilanciamento che vive la Chiesa in tempi attuali. E su questo forse Walter, la seconda parte della Sì, lezione aiuterà anche a capire meglio cosa vuol dire? Quindi io ti ridò la parola e vai pure. ecco, perché abbiamo fatto allora questo panorama dal 1400 praticamente all'800? Poi avrete modo di godervelo anche sul PDF, insomma su carta, ecco, perché vi prego di leggerlo, sarà veramente gustoso, vi divertirete anche voi. Scritto anche con un italiano antichissimo, addirittura antecedente a quello del Diodati, quindi se già col Diodati avete un italiano un po' così, figuratevi quello antecedente, ma non è quello il problema. L'abbiamo fatto perché, proprio secondo quello che ci dice Diodati, in questo commento alla Bibbia, visto che i protestanti non fanno commenti alla Bibbia, qui sono volutamente ironico, cos'è che ci dice lui? Dice: state attenti perché è una cosa molto complessa. Cioè, è giusto avere gli eventi nel mirino. Io adesso cerco di parafrasarlo, di avere, siamo tutti uomini del nostro tempo ed è giusto avere nel mirino le cose perché è giusto, si chiama discernimento. Però attenzione perché fino a oggi, cioè fino al 1600, hanno detto solo delle fesserie. Allora, io credo che questo insegnamento di Diodati sia ancora attuale. Nel senso che se noi possiamo, visto che sono ancora viventi, parlare con dei credenti che hanno più di 80 anni o 90 e gli chiediamo che aria tirava all'epoca degli anni 40 con un signor Hitler, con uno sterminio ebraico, con i segni sul braccio, i tatuaggi, il mondo devastato dalla guerra, non c'era un continente che fosse libero. Con lo sterminio del popolo ebraico in atto, e i credenti lo sapevano, eh? Beh, vi posso garantire che pensavano tutti all'Apocalisse. Nessuno di loro pensa. Non parliamo poi di quando qualcuno più versato nelle scritture aveva fatto i conti dei famosi 1290 giorni. Adesso sui numeri capite che le lezioni varianti le abbiamo viste: 666, 616, 656. Ma dalla chiusura di Auschwitz al 14 maggio 48 sono esattamente i famosi 3 anni e mezzo di cui si parla, no? Va bene, su una traduzione sbagliata, lasciamo stare, non è quello il problema, però nella Ma 14 Vulgata sono 3 anni e mezzo, no? Tempo. maggio 48 la nascita dello Stato di Sì, lo Israele. Stato ebraico. Beh, io conosco dei credenti che adesso sono già molto, molto, molto anziani, però all'epoca erano dei ragazzini, diceva che c'era gente che fa, stavamo preparando le valigie perché eravamo sicuri che Gesù venisse a rapirci. Finisce la guerra mondiale.
Hitler era stato definito il 666 da tutti. Voi pensate, cioè, chi ha letto qualcosa di Bonhoeffer, morto ad Auschwitz pure lui, cioè, lo sa che dico una cosa quasi banale. Non c'è neanche da perdere tempo. Cioè, tutti erano convinti che fosse arrivata la fine. E invece no. Adesso abbiamo per la quarta, forse quinta volta, un'altra peste. Paragonata alla spagnola, che poi l'ha chiamata spagnola perché l'hanno, diciamo così, l'hanno bollata spagnola perché gli effetti in Europa si sono visti lì, però voi sapete che è nata nel Texas la spagnola e molto probabilmente l'hanno portata i soldati. E iniziò nel 1917. Voi sapete che tra la rivoluzione del 17, la spagnola del 17, tutte le varie apparizioni possibili mariane del 17, vedete che nel mondo occidentale, tra cattolici e protestanti, si era convinti di essere guerra mondiale anche lì, di toccare con mano l'Apocalisse. Anche lì non ci fu l'Apocalisse. Cioè, a confronto, quella di oggi, che è una cosa molto grave, è una passeggiata. Pare, hanno dei calcoli precisi, ma tra Stati Uniti e Europa, non si sa ovviamente dell'Asia, non si sa dell'Africa, pare che siano morte 70 milioni di persone, 70 milioni tra Italia e Stati, e diciamo Europa e America. Figuriamoci in Asia, in Africa, cosa è successo che non sappiamo. Capite? Quindi, ed è passata anche quella. E poi dopo c'è stata la Seconda Guerra Mondiale. E paradossalmente adesso siamo in un periodo comunque di pace. Io invece credo che è molto più pericoloso quello che sta succedendo a quest'ora a Gerusalemme. Io dico sempre che una rissa da bar a Gerusalemme è molto più pericolosa di una pandemia, ai fini apocalittici come noi voi, insomma, quando leggiamo le scritture, noi sappiamo che Dio guarda a Gerusalemme, guarda a Israele, insomma, ecco. Il mondo è a corollario di questa cosa, lo sapete bene. Quindi io posso dire che ci sono delle suggestioni, sicuramente, però credo che il buon Diodati abbia ragione, abbia ancora ragione. Cioè, essere vigilanti, avere discernimento, ma non cadere nelle isterie, soprattutto cerchiamo di disciplinarci, perché guardate che su internet gira di tutto di più. Sento della roba che poi cosa succede? Visto che non succederà niente ancora una volta, quella roba lì ce la dimentichiamo, però poi la testimonianza viene a detrimento, perché poi dopo dicono, ma questi erano gli apocalittici, erano quelli che pensavano che il 666 fosse, potete metterci qualunque nome, che va sempre bene, non li facciamo per creanza, però sapete i nomi che circolano, nomi di famiglie illustri, no? Poi ci sono i cospiratori degli Illuminati, insomma, ragazzi, ne sentite di tutti di più. Ecco perché questo librettino che avrete, direte, ma allora non cambiamo mai. Poi attenzione, perché, e questo recupero quello che ho detto prima, guardate che il confine tra la gematria, che ovviamente Dio ci dice di fare, e la gnosi esoterica, in campo apocalittico, lo iato è di un millimetro, di un capello. Finché stiamo di qua, facciamo bene e ubbidiamo un comando di Dio, perché è un comando, computa, cioè fai gematria. Ma se andiamo un millimetro di là, dopo diventiamo noi, cadiamo poi noi nell'esoterismo. Siamo poi noi che facciamo, rischiamo di fare bibliolatria, gnosi biblicistica, e diventiamo pericolosi noi, per noi stessi e per i fratelli, senza volere. Quindi bisogna stare tranquilli, osservare, valutare, discernere, confrontarsi, assolutamente sì. Ma attenzione, perché tutte le cose che ho messo, che vi ho detto così molto sinteticamente stasera, ma che troverete scritto nero su bianco,
se fate come me direte, ma accidenti, ma anch'io se fossi stato in quel periodo avrei detto Maometto, avrei detto Papa Benedetto, avrei detto Alessandro III, capite? Avremmo detto anche noi. Se noi fossimo stati tra gli albigesi, tra i catari, o fossimo stati tra i valdesi, quando ti arrivavano in casa dicevano allora se non prendi questo numero non puoi commerciare, non puoi vendere, non puoi comprare, e se parli ti bruciamo anche la casa, voglio vedere chi di noi o chi di voi, no, avesse avuto magari un dubbio che questi qua erano davvero gli uomini del 666, 656 o 666. Bisogna poi trovarsi in certe situazioni. Io non mi sento di biasimarli solo perché sono passati 800 anni e non è successo quello che è successo, però quella gente là ci ha perso la pelle. Quindi il confine tra la lettura esoterica della Bibbia e la lettura ortodossa canonica della Bibbia in questi temi e in questi frangenti è veramente un capello. Bisogna stare attentissimi, e lo sapete, perché su internet ci andate anche voi. Pensate a quella pletora di gente che continua a dire 666, allora il 666 è quello, no? È quell'altro, è il marchio di qua, e ti mettono il microchip, e ti mettono quello, e eccetera. Quando basta dire, guarda che ci sono dei manoscritti antichissimi che non parlano di 666, non parlano di 666, pare che 666 non 666. Non è il discorso, lo troverete nel testo che vi manderà Alessandro. Non si parla mai di 666 come numero dell'imperfezione. Questa è una follia che non so chi se la sia inventata. Al massimo si parla di 616, di 656. Allora immaginatevi tutti i conti sballati che avete sentito fino ad oggi. Bastava solo quello per chiudere la serata. Ecco, Walter... Scusami, sì. Ti interrompo un attimo perché c'è una domanda sulla chat che riguarda proprio questo. Può essere spiegata la differenza tra 666 e 666? Sì, benissimo. Nei testi che tu hai mandato prima e che troverete ovviamente nella adesso non riesco a farvelo vedere, comunque nel documento, c'è scritto proprio in greco 666 oppure 656 oppure 616, non c'è 666, non esiste questo nella Bibbia, non esiste nei testi originali, non nelle nostre copie. Nelle nostre copie c'è 666, ma è 666, andrebbe scritto, capite? Quindi vi potete immaginare tutte le fesserie, poi sono buono stasera, dico solo fesserie per non dire cose più volgari, che si sono sentite nei secoli, ma soprattutto negli ultimi anni su questa robaccia qua. Io ho dovuto telefonare una volta a una radio nazionale, e quando mi sentono mi rispondono perché anch'io sono di una radio nazionale che fa più audience di loro, e gli ho detto, se non dite al dottor Meluzzi, che è un bravissimo medico, ma di teologia non sa assolutamente nulla, che la smette di dire sto 666, perché ci fa una brutta figura, che glielo dico io, che lo conosco perché studiava, era studente quando io ero professore alla Regina Apostolorum, da professore io mi vergogno che uno studente dica una cosa del genere. Stimatissimo clinico, per l'amor di Dio, mi sono anche legato effettivamente, però non si può sentire dire di quella roba lì, perché se io dico di quella roba lì in medicina mi arrestano per abuso di arte medica, giustamente, perché è un reato penale. Però i reati penali in teologia non ci sono, ho capito perché. Allora, se io mi metto a disquisire su roba medica, invece parla di teologia, vi comincio a parlare di medicina, eccetera, eccetera, mi arriva una denuncia, giustamente, e vado nel penale, oltre che in amministrativo e in civile. E che gli altri possono dire 666, microchip, capito? Dopo non diventiamo credibili quando parliamo del fatto che Gesù è morto per i nostri peccati,
Dopo non siamo, siamo sempre quelli là. C'è gente che diceva che Gesù veniva nel 1914, eh? Poi la gente si dimentica, continuano a vendere Gesù Cristo per le, adesso non più perché c'è il COVID, per le case come si vende la, un sapone, e nessuno gli dice guardate che Gesù doveva venire, non siete credibili, avete detto della roba da matti, non siete credibili, se non siete credibili non siete credibili neanche in là, che è quello che dicono anche ai cristiani, chi se ne intende. Poi siamo d'accordissimo che dobbiamo essere, far funzionare discernimento, tenere monitorato, parlare, per l'amor di Dio, quello sì, non è che siamo muti, però attenzione perché i grandi maestri che vi ho citato ci hanno detto stiate attenti. Walter, c'è cioè Nicolò, dice, ci puoi dire qualcosa anche riguardo la parola greca usata in relazione al marchio? Sì, il marchio è un timbro, è proprio un timbro, dice proprio timbro. È proprio la parola greca che serve per indicare il timbro, un timbro. Non è un'altra cosa, proprio un, dice proprio timbro, quello che usano per fare i timbri, a pressione. Fate domande perché secondo me è più, molto interessante le domande. Sì. Allora, Walter, qualcuno può scrivere delle domande solo se sono, diciamo, molto pertinenti e delicate, perché è un argomento molto delicato. Ecco. Ma Walter, qualche tempo fa, quando sì. stavo parlando con l'agenzia di Gerusalemme, no? Sì. Loro mi dicevano, allora come sta andando il vaccino lì in Italia, da voi in Europa, perché loro stavano andando molto spediti, no? Come sono andati. E ho detto, guarda, qua... Si parla di qualche mese fa, ho detto guarda, da questa parte del mondo i fratelli per adesso non fanno i vaccini, o comunque c'è molta resistenza ai vaccini. E loro erano un po' stupiti perché dicevano, io ve la riporto così come me l'hanno detto, dice ma come mai questa resistenza, questa diffidenza? E ho detto, guarda, c'è un po' di timore perché dentro questo vaccino non si sa bene, forse è un indicatore degli ultimi tempi. E loro lì sono rimasti un po' sbalorditi perché dice, ma gli ultimi tempi probabilmente ancora no, perché non ci sono i presupposti, no, degli ultimi tempi. Quello anche per dire, per qualcuno, Andrea ha scritto nella chat, ha scritto, ma potrebbero essere questi gli ultimi tempi? Allora, da Gerusalemme loro, parlo dell'agenzia, ma parlo dei fratelli con cui noi lavoriamo, no? Loro non pensano che siano questi i tempi, no? Dai segnali che arrivano da Gerusalemme, ovviamente. Ecco, una domanda nella chat diceva, potrebbero essere questi i tempi? Sì, prima volevo rispondere un attimo a Emanuele, dice potrebbe accennare ai 666 talenti che giungevano ogni anno a Salomone. Quando troveremo una copia dove dice che arrivavano 616 talenti o 656, le due cose possono andare insieme, perché se no è un caso, perché può darsi che l'Apocalisse dica 616, non 666. Forse non sono stato chiaro, questa è una cosa importante. Che un editore scelga un manoscritto rispetto a un altro, un problema dell'editore. L'editore non è ispirato da Dio, tantomeno è canonico. Perché io adesso posso fare tranquillamente una Bibbia, citare un altro, prendere un altro papiro, un altro testo e mettere 616 e il problema si è risolto. O 656. Posso farlo, La Bibbia è quella lì, Quindi non c'è attinenza. Se è 666, se fosse 666 il numero da computare, non è detto, perché ci sono altre due lezioni da 656 e 616, è sicuramente un caso. Per quanto riguarda il discorso degli ultimi tempi... E anche la gematria. Chiede Monica che cos'è la gematria. La gematria è la possibilità, visto che nelle lingue antiche non c'erano i valori numerici come li abbiamo con i numeri indiano,
che noi diciamo sono arabi, in realtà sono numeri indiani, no? Che gli arabi ovviamente hanno sviluppato e propagandato, sono numeri che si sono inventati in India, no? Però da noi, dal paleofenicio in poi, quindi la lingua latina, la lingua ovviamente l'ebraica, ovviamente, ma anche la lingua greca, usavano per scrivere i numeri le lettere. Quindi la gematria è il conto che si fa numerico su codici alfanumerici, quindi codici alfabetici. Quindi alfa, beta, gamma è 1, 2, 3, uguale. Che io dica alfa, beta, gamma, dica 1, 2, 3, è la stessa cosa. Quella è gematria. E addirittura il testo biblico dice di fare gematria. La parola anthropos, antrop, poi osta per olon, tutto, e stigma, che è il vecchio, la vecchia grafia dell'S, fa 660 tutto unito a 6, anthropos, vuol dire uomo, umanità. E, risolto il mistero. Se fosse 666, se fosse 616 bisogna fare un altro tipo di conto, in greco o in latino o in ebraico. Però come troverete nel documento è ovviamente in greco che bisogna farlo, anche se si parla sempre della latinitas di Ireneo e qualcuno dice Gesù parlava aramaico, quindi bisogna farla con la gematria con le consonanti ebraiche. Ireneo ci ha vincolato al latino. Per quanto riguarda il discorso invece degli ultimi tempi, io ieri, l'altro, per farvi vedere com'è facile prendere delle cantonate, io ieri l'altro parlavo con un ragazzo che sta per diventare prete ortodosso e frequenta una comunità di ucraini. Non sto scherzando, eh? Se volete, la prossima volta ve lo faccio conoscere, così parlate direttamente con lui. Gli ho detto ieri l'altro mattina, gli ho detto, visto che ormai in Ucraina è nata la quarta chiesa, la quinta chiesa, visto che Biden ha spaccato il mondo ortodosso, visto che Biden sta facendo una politica contro Putin, visto che siete in guerra civile, lo sai che è possibile che la Chernobyl dell'Apocalisse, a ridaglie di nuovo l'Apocalisse, possa essere oggetto di attentato terroristico, di ricatto mondiale, perché sta scoppiando un disastro mondiale in Ucraina? Gli americani vogliono andare là, i russi non vogliono, c'è una tensione terrificante che neanche ai tempi della guerra fredda. Lui mi ha guardato e mi fa, può essere. Io ho detto, sai che con poche centinaia di euro basta una carica di tritolo, salta per aria tutto. Notizia di stamattina, stranamente ripartito il quarto reattore di Chernobyl. Notizia del giorno. Ho fatto il profeta o conosco come ragiona la gente? Lui stamattina mi ha chiamato e fa, ma sapevi qualcosa? Dico, di cosa? È ripartito il quarto reattore. Dico, ma guarda che strano. E se fosse un ricatto? Perché è vero che noi dobbiamo guardare a Gerusalemme, ma è anche vero che la tensione mondiale più grande adesso è in Ucraina. Quello che sta succedendo lì voi non vi immaginate neanche. Allora, un conto è tenere monitorato, un conto fare terrorismo psicologico. Però vedete che è facile, perché gliel'ho detto un giorno prima. Chi me l'aveva detto? La Vispa Teresa? È molto facile in un periodo del genere. Molto facile, perché con le notizie che abbiamo in tempo reale, i tempi si abbreviano sempre. Quindi è facilissimo fare profezie in questo tipo, perché non è profezie, è quasi la cronaca, è una diretta mentana, è una maratona mentana che stiamo facendo, ognuno di noi. Siamo in prima linea tutti. Io sono entrato stasera con voi che parlavate di Israele come se fosse successo nel backyard di casa vostra. A me fa piacere perché vuol dire che amate Israele, Dio vi benedica. Però sembrava davvero che fosse successo in casa vostra. E in parte è successo in casa vostra, perché vi è successo nel cuore e quindi vi è successo in casa vostra.
capite? E quindi stiamo attenti perché ci possiamo autosuggestionare, no? Possiamo autosuggestionare. Vi faccio un altro esempio. Nel mio canale, quando è scoppiata la pandemia, io credo di essere stato l'unico a, prima che finisse la prima ondata, parlare del D-Book. Ma io l'ho detto non per fare il profeta che non sono, perché io sono uno studioso e poi devo studiare ancora perché sono ignorante. Ho detto che in ebraico la parola COVID è D-Book. E chi conosce l'esoterismo ebraico e la mitologia ebraica sa che il D-Book è la peste per eccellenza. Allora cosa devo dire? Che gli hanno dato il nome della peste, c'è la cospirazione ebraica e non è cinese, cioè capire che dopo andiamo veramente, ci vuole il TSO. Quindi, per quanto riguarda i vaccini, io non lo posso fare perché io sono allergico, perché quando io li ho fatti tutti i vaccini, tutti nella mia vita, anche quello militare, che non mi sono ammalato per 10 anni. Però quando nel 2005 ho fatto quello per la SARS e in 4 ore ho rischiato di andare da Gesù prima del tempo, pare che ero contento, ero felice, francamente, una volta che ero lì, che se ne frega. No, ma veramente, il 14 ottobre del 2005, ho fatto la puntura alle 2 del pomeriggio, me l'ha fatta mia cugina, che è medico, alle 6 ero più di là che di qua, io non la posso fare, preferisco farmi il COVID, ho più possibilità di vivere che di suicidarmi, non so se mi spiego. Però io ho qualche perplessità, ce l'ho, perché io ho fatto tutti i vaccini, ma santo cielo, sono stati provati, sono stati testati, sono stati, sono ancora qua, voglio dire. Bisogna stare attenti, bisogna fare le analisi del sangue, vedere la coagulazione, bisogna avere uno stretto controllo medico, non stiamo giocando. Non tutti i vaccini sono uguali, sono di famiglie diverse. Non è che uno dice, io vado a fare il vaccino, mi devo fare l'analisi del sangue per vedere se non sono soggetto a trombi, se ho il pat alto. Non mi fate fare il medico, se no mi autodenuncio, sto dando una mia testimonianza. Io prima devo avere un check completo clinico prima di farlo, di assumermi questo rischio, e poi lo devo rifare ancora, non si capisce niente qua. Cioè, sono un po' confusi, nazioni che dicono prima l'Europa prende certi vaccini, poi la Danimarca si dissocia, poi arriva l'Italia. Non lo so, francamente, io, ripeto, personalmente non lo posso fare, quindi ho risolto il problema. Preferisco, cioè, affrontare il COVID che suicidarmi. L'altra volta mi è andata bene, avevo 45 anni, stavolta mica detto che mi vada bene. Poi se devo morire, che devo fare? Sono morti, cioè, tanto, voglio dire. Se c'è qualcuno che ha ancora qualche riflessione, qualche considerazione o qualche domanda su questi temi, che sono tantissimi ovviamente. Allora, sì, ci sono delle domande. Tu le vedi anche... Okay, io vedo allora. Leggiamo bene la parola, Monica, sì, la leggiamo bene, però dobbiamo vedere quale manoscritto si usa. Normalmente vengono citati all'inizio. Quindi il periodo che stiamo vivendo da un anno e mezzo è un periodo come tanti altri nella storia, Laura. Sì, è un periodo drammatico, ce ne sono stati anche di peggio, che va ovviamente valutato, anche perché l'ultimo periodo sarà come quelli passati, non è che sarà peggio ancora. Quindi magari può essere questo, va valutato, va ponderato, va messo, bisogna parlare serenamente, non dobbiamo fare gli isterici, perché a parte il fatto che se noi i cristiani fanno gli isterici è un problema, perché noi al massimo cosa facciamo? Siamo rapiti da Gesù? Pensa a te come ci va male, voglio dire che disgrazia sarebbe, non lo so, dovremmo essere tutti felici e contenti. I citati prima, ormai ottuagenari, per non dire novantenni, credenti, erano felicissimi ed era appena finita una guerra, non vedevano l'ora. Quindi, a parte questo, che dovremmo essere felici, però rischiamo, se per caso non fosse l'ultimo tempo, di fare una figuraccia peggio dei cugini di campagna dei Witness, no?
e veramente a me dispiace. Teniamo monitorato la cosa, ne parliamo, guardiamo i zuzzurelloni. Io ad esempio, voi direte, ma perché? Io guardo l'Ucraina, beh, Gerusalemme sempre ovviamente, ma quello anche voi, io ad esempio guardo l'Ucraina e Istanbul, perché per me quella è la città che farà da volano della pace universale. Ma questa è una mia idea, eh? Non metto qui le fisce del dottore in teologia e del dottore in storia. Da semplice credente, da uomo della strada, io dico, ma io guardo anche l'Ucraina e Istanbul. Un altro può dire, no, io guardo l'economia di New York e di Londra, magari ha ragione lui e torto io. Capite? È un mondo talmente globalizzato che davvero una farfalla a Tokyo, qui viene una tempesta. C'è ancora una domanda nella chat, raccogliamo le ultime. L'intelligenza artificiale, io sono, non conosco il discorso dell'intelligenza artificiale, me ne parlano tutti, però non ho informazioni, non lo so. Se è un tentativo di sostituire l'uomo con la macchina, ovviamente è già ai tempi di Chaplin, sempre per parlare, no? Di artisti, è già stata, quel pericolo c'è, Metropolis, Fritz Lang, no? Che aveva profetizzato, no? Questo mondo, ebreo pure lui, chiaramente, l'avevano già dette queste cose, penso che qua siamo più o meno sulla stessa linea, di là che sia 666, ma nessuno scrive 616, scrivete 616 ogni tanto, o 656, qui facciamo vedere che siamo conti. È troppo fresca, Walter, è troppo fresca. Beh, è troppo fresca, è 2000 anni che hanno scritto 616, perché è fresca? Beh, noi l'abbiamo sempre letta in un altro modo. Perché i vostri editori vi hanno rifilato solo determinati documenti e non altri. Cosa c'è dietro? C'è una cospirazione. Sta a vedere che è 656 il numero. E ci hanno depistato. Ci sono ancora alcune domande? E poi io direi che... Non si sa, 616 bisogna farlo. Se si fa in latino dà un significato, se lo sa in greco in un altro. Io 656, io non l'ho fatti sti conti. Io ho soltanto recepito ciò che dicono i vecchi papiri e i manoscritti del primo e del secondo, soprattutto del secondo secolo. Quelli che portano l'Apocalisse. Io penso, come molti autori che poi vedrete, no? Che al di là del numero, che vuol dire comunque uomo, umanità, c'è proprio questo aspetto che sono 200 anni che è iniziato e che si moltiplica, perché poi è chiaro che è più vicino l'anticristo oggi che 500 anni fa, ovvio, domani ancora di più, questa è un'ovvietà. Credo che invece si debba monitorare molto bene questa società globalizzata che stiamo vivendo. E ultimo e non ultimo, un altro segno molto negativo, secondo me, è da tenere monitorato, è questa, ma non voglio fare il moralista, è questa immoralità. Vi spiego questa cosa che forse spero che da voi sia con carità accolta. Nel mio canale ho fatto lo studio sulla famiglia, dicendo che la famiglia è un'istituzione satanica, diabolica, romana, mentre dovremmo parlare di chiesa domestica. Infatti la Chiesa ha sempre rifiutato questo termine abominevole e davo della documentazione, dove dimostravo, ad esempio, che nell'antica Roma si sposavano anche tra uomini. C'era il matrimonio omosessuale anche a Roma. Nerone è uno di questi. Ma matrimoni veri, non finti. Ho avuto anche l'ausilio di due illustri giuristi, al di là del fatto che l'esame di storia del diritto romano l'ho fatto e quindi mi sono lanciato anche in queste cose, però non sono stato redarguito dai giuristi che erano sul canale. Perché dico questo? Perché nella storia ogni tipo di abominazione e di abominio, dall'aborto, dagli esperimenti genetici, eccetera, sono sempre stati fatti. Sempre, sempre, sempre. Le aborti, la farmacheia, tutte le cose di Romani 1,
sono state tutte fatte. Tutte fatte. C'è una differenza tra oggi e i tempi passati. Sapete qual è? Che una volta sapevano che quello che facevano era male. Oggi il male siamo noi. Ed è la prima volta che succede nella storia dell'umanità una cosa del genere. Questo mi fa riflettere. Questo mi fa molto riflettere, molto pericoloso. Primo perché, come voi ben sapete meglio di me, siamo sotto una maledizione, perché la scrittura dice maledetto chi chiama bene male, male il bene. C'è una maledizione da parte di Dio, su questa struttura di pensiero. Seconda cosa, il male si faceva di nascosto. Adesso è pubblico ed è chiamato bene. Questa è la cosa che a me fa capire che ci stiamo avvicinando a game over. Poi non so, 100 anni, 200, non lo so, nessuno lo sa. Dipende anche dall'accelerazione che prende o dal rallentamento che prende la nostra libertà. Però questa è una cosa molto brutta. Molto brutta. E non sto facendo un discorso moralistico, perché io non... Esatto. Il male è diventato bene, il bene è diventato male, si ostenta senza ritegno. Ecco, quando sei in questa situazione, sei nella pazzia più totale, può succedere di tutto. Questa è la cosa che a me fa paura di più. Proprio quello, sì. Sì, in effetti l'altra volta, Walter, nella lezione precedente abbiamo visto come avviene questo processo di normalizzazione di questa immoralità e come ci viene proposto, anche strumentalizzato dai media. Ecco, Marco ha fatto una bellissima lezione anche su questo. Mi è dispiaciuto perché Marco è di uno spessore incredibile, avrei voluto ascoltarlo, però se tu mi mandi la registrazione la sento con molto amore, perché è una cosa che io non riesco a capire, cioè vedo il problema, ma come voi non riesco a capire se lui riesce a, e sicuramente sarà riuscito a dare un po' di luce, almeno da riuscire a capire il meccanismo diabolico che c'è dietro a questo modo di ragionare, mi sembra.